sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Forna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home. La tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Alla Riga Monticepi si affrontano Lecco e Mantova. Con la formazione di casa che vuole riscattare la KO nel turno infrasettimanale contro il Padova, i virgiliani cercano di cambiare marcia in questa stagione. Subito il tiro di Bruccini, 5 minuti, palla vagante al limite dell'area, il tiro che va non lontanissimo dalla porta di Pissardo, 10 minuti, ancora calcio di punizione dentro la respinta e poi arriva la conclusione con il mancino di Militari. Non inquadra anche in questo caso la porta di Pissardo. Si distende Lecco che dopo un quarto d'ora di sofferenza inizia a giocare meglio. Ganz apre a sinistra il cross di Buso. Ancora Ganz che va a raccogliere il colpo di testa. Ci deve mettere i guantoni Marone. Ancora una volta Simone Ganz, sempre nel cuore dell'area, pericoloso. Ogni palla buttata dentro. Masini, 24esimo. Apre il gioco a sinistra, scende Capoferri. Entra il pallone in profondità, grande numero di Buso, prova il destro, Marone ancora dice di no, grande giocata della 99 maglia blu celeste, rilancio di Pissardo, Lecco ci crede, 25esimo. Sulla destra, pallone per Zeliak, il cross, il colpo di testa, rimane lì il tentativo di Nepi, poi una ribattuta, tentativo di Buso in girata, molto bello. Non crea però pericoli per Marone. Luca Giudici dal calcio di punizione, il colpo di testa di Nepi ancora. Non va lontano dai pali, 40esimo, Lecco padrone del campo in questa fase di primo tempo, il Mantova non riesce più a creare occasioni. Palla per Zeliak che ciabatta un po' con il destro, pallone che scendeva però da posizione molto alta. Zeliak dentro per Masini. E allora Masini sfida l'uno contro uno. Ne porta via due. Dentro cross perfetto per Simone Ganz. Che ancora una volta taglia in diagonale. Giocata da autentico fuori classe dell'area di rigore. E di testa va a metterla sul palo lontano. Beffando Marone. Che non ci può arrivare. Grande però la giocata di Masini in pieno recupero. E Lecco va in vantaggio. 1-0 per Ganz. La settima rete nelle ultime sei partite. Superato il record di Franza come numero di partite in rete consecutivamente per il Lecco. Ci prova Guccione che nei primi minuti della ripresa, spostato da Galderisi a destra, crea molti pericoli alla retroguardia del Lecco. Ancora lui infatti, il 10, cerca il tiro con il mancino. Una zolla, se la prende almeno con una zona di Riga Monticepi. Palla schizza verso l'alto. Ancora Mantova che ci prova nei minuti iniziali della ripresa, siamo al 57esimo, sempre con Guccione. Dentro pallone morbido, Merli Sala con una giocata che vale, un gol salvato, allontana, poi tentativo con la parata di Pissardo. Ma grande giocata difensiva di Merli Sala, il capitano del Lecco, salva una potenziale occasione per il Mantova. Nepi, 61esimo, apre bene sulla destra per Giudici, che scende le finte, prova con il mancino, la palla esce pulitissima dalla sinistra di Luca Giudici, tesa forte, non inquadra però i pali. Calcio di punizione al 63esimo, Bruccini la mette dentro, un colpo di testa all'indietro, rimangono a terra in due, l'azione prosegue, poi il tiro con il destro senza grandi pretese di Messori. Rimasto a terra anche un giocatore del Lecco, 70esimo, perde palla, qui Ganz la recupera e viene steso. Calcio di rigore per il Lecco, viene anche ammonito Milillo. Brutta uscita del Mantova che perde palla, subito verticalizzazione per Ganz. Costretto al fallo Milillo. Ganz si sarebbe trovato tu per tu con Francesco Marone.
E allora dal dischetto il numero 9 del Lecco sotto la Nord. Alla palla del 2-0 e non la sbaglia. Dagli 11 metri perfetto, Simone Ganz. 2-0, ottava rete nelle ultime 6 partite. Per puntualizzare ancora meglio il rifinire il record in maglia blu celeste. Raggiunta anche la doppia cifra, 10 gol in questo campionato per Simone Ganz. Che lo ha iniziato nell'epoca Zironelli da riserva, ora un titolare fisso e inamovibile, l'uomo in più dell'Ecco, Nesta, entrato dalla panchina, prova il mancino al 93esimo. Abbastanza velleitaria qui la conclusione di Nesta. Ultima occasione per Bruccini, col calcio di punizione che non va lontano dalla traversa, e la partita si chiude qui. Il Lecco batte il Mantova 2-0, terza vittoria nelle ultime 5 partite per la squadra di Luciano De Paola.